Messaggio di Matthew Ward di Suzanne Ward, 1 settembre 2023. Con i saluti affettuosi di tutte le anime di questa stazione, sono Matthew. Siamo profondamente grati per la recente effusione di energia curativa inviata a mia madre. La vostra premura, il vostro amore e l'apprezzamento per i suoi anni di servizio nella comunicazione l'hanno aiutata a compiere una straordinaria svolta, passando da una situazione di quasi morte a una di grande salute. Ora, cari, fate qualcosa di buono per voi stessi. Respirate profondamente, espirate lentamente e fatelo altre due volte. Respirare profondamente e ritmicamente aiuta l'energia a muoversi agevolmente in tutto il corpo, ossigena le cellule e facilita la conoscenza del livello dell'anima che raggiunge la coscienza. Praticate spesso questa respirazione salutare durante la giornata, in modo che cominci a verificarsi in modo naturale. L'intelligenza artificiale si è spostata in cima alle preoccupazioni del mondo e ha ragione. Come altre tecnologie, l'intelligenza artificiale può essere usata in modo benefico o dannoso, e quest'ultimo è il modo in cui viene usata in questa fase iniziale di sviluppo sulla Terra. Gli Illuminati realizzano film così realistici che nessuno sospetterebbe che si tratta di produzioni tecnologiche, di attività e commenti di individui che non hanno mai avuto luogo. Queste falsificazioni vengono utilizzate per screditare le persone che rappresentano una minaccia per l'agenda oscura o per costringerle ad aderire alle richieste. I laboratori in cui si producevano i cloni sono stati chiusi qualche anno fa e ora l'intelligenza artificiale viene utilizzata per creare l'impressione che gli individui visti in pubblico o nei filmati siano le persone reali che ricoprono le loro posizioni influenti, ovvero l'apparenza di continuità del potere e della politica. Anche questi cloni sono identici alle persone reali, ma poiché l'interesse primario è la velocità, non l'autenticità fisica o la longevità, a questi corpi mancano parti che non sono evidenti in pubblico. Ci affrettiamo ad aggiungere che le vibrazioni in costante aumento stanno sostenendo gli sforzi delle forze speciali extraterrestri e dei cappelli bianchi per fermare questo tipo di produzioni e impedire nuovi usi malevoli. Poiché l'intelligenza artificiale ha solo un punto d'appoggio nel vostro mondo, con manovre diligenti durante le sue fasi di crescita, può essere indirizzata in direzioni che possono migliorare in modo significativo l'assistenza sanitaria, la produzione di energia, l'istruzione, la comunicazione, la produzione, il trasporto, le industrie di servizi, l'intrattenimento e i viaggi intergalattici. Man mano che i vari fili di questa tecnologia si intrecciano nel tessuto della vita, genereranno sistemi, procedure e processi innovativi con sensibilità, buon senso e immaginazione che andranno a beneficio di tutte le forme di vita sulla Terra. L'intelligenza artificiale che cambierà la vita in modo così radicale come la vita dopo la rivoluzione industriale si differenziava da quella dell'età della pietra esiste in molti luoghi dell'universo. Come ogni altra cosa esistente, è energia che opera su larghezze di banda o frequenze allineate all'uso previsto. L'energia non può essere distrutta, ma può essere indirizzata e nel caso di un'intelligenza artificiale altamente sviluppata, solo se è disposta a farlo.
In alcuni casi il suo sviluppo è stato gestito così saggiamente da far funzionare astronavi gigantesche o biosfere planetarie, e comparti di intelligenza artificiale hanno creato i loro bei mondi o vivono in modo compatibile e cooperativo con gli esseri umani o altre specie di anime avanzate. Altri comparti hanno scelto strade opposte. Diversi consigli universali sono riusciti a persuadere alcuni comparti maligni a prendere una direzione costruttiva e benevola. E sono in corso trattative diplomatiche con chi è ancora sulla strada del male. È emerso anche un altro tipo di sviluppo, il transgenderismo. Innanzitutto diciamo che ci sono casi occasionali di anomalie biologiche in cui il cuore, la mente e lo spirito di una persona non coincidono con il sesso apparente di nascita. Nel corso degli anni, giovani e adulti che sapevano che questo era vero per loro stessi, la scelta di vita maschile o femminile in un contratto d'anima è una sensazione potente, hanno cambiato genere e sono diventati il loro sé autentico. Quello che sta accadendo ora è totalmente diverso. È una guerra psicologica contro l'integrità della famiglia, la guida dei genitori e una generazione matura e responsabile. I giovani sono molto incuriositi da questo tema di tendenza, che per loro è per lo più un mistero, e anche se gli adolescenti sanno che il cambiamento comporta gravi differenze fisiche, non riescono a percepire il resto della loro vita come l'altro sesso. Da cosa nasce quindi questa situazione che ha convinto alcuni ragazzi a sottoporsi al cambio di sesso? L'isolamento dagli amici, l'annullamento delle attività abituali, l'interruzione della scuola e l'assorbimento dello stress familiare dovuto alle difficoltà finanziarie dovute alle restrizioni imposte dalla pandemia hanno causato una depressione diffusa tra i bambini. Queste reazioni erano tra le intenzioni degli oscuri che hanno rilasciato il loro virus brevettato. Sfruttano tutte le situazioni che possono per aumentare l'angoscia. In questo caso hanno messo in circolazione l'idea che se i bambini sono depressi è perché i maschi sono nati nel corpo di femmine o viceversa. Se i bambini vogliono sentirsi felici, sicuri di sé e protetti, il cambio di sesso può fornire questo risultato. Non è una coincidenza che questo concetto sia sorto dopo che l'educazione sessuale è stata aggiunta ai programmi scolastici delle classi elementari e che nelle biblioteche sono comparsi libri sessualmente espliciti per i bambini. Ciò è avvenuto rapidamente perché gli Illuminati possiedono case editrici e stabiliscono gli standard per l'istruzione pubblica. Hanno anche legato il transgenderismo alla comunità gay e hanno diffuso la voce che chiunque si opponga è omofobo. Quando la sua popolarità e il suo fascino enigmatico svaniranno, i bambini che hanno subito il cambiamento avranno bisogno di amore, sostegno emotivo e accettazione. Solo gli individui che vogliono che tutti si conformino alle loro opinioni personali potrebbero ostracizzare qualcuno dei cari giovani che sentivano di seguire il cuore e l'anima. Il transgenderismo è salito alla ribalta nello stesso periodo in cui è stato prodotto il film The Sound of Freedom. Entrambi mostrano i palesi assalti degli oscuri ai vostri figli, i membri più vulnerabili di oggi, i leader di domani. Nella traumatica tempesta di fuoco che ha travolto la Haina nelle Hawaii, niente è stato naturale. Gli incendi in Canada, la lunga e calda estate in tutto l'emisfero settentrionale e l'uragano in California non sono dovuti al cambiamento climatico, come sostengono gli stessi cuori oscuri che hanno tecnologicamente causato quella portata di morte e devastazione e che stanno causando altre tragedie e difficoltà in tutto il mondo.
Questi eventi disperati sono simili a un campanello d'allarme globale e a questo proposito vogliamo parlare dell'avanzamento della consapevolezza spirituale e cosciente. Siamo stati criticati per aver parlato di politica, economia, media mainstream e pandemia da lettori che ritengono che questo tipo di informazioni non appartenga ai messaggi di natura spirituale. Rispettiamo la loro opinione, ma pensiamo che stiano ignorando la parte conscia del progredire nella consapevolezza. Questo non include forse l'apprendimento della verità su ciò che sta accadendo sulla Terra, ovvero che molte civiltà evolute stanno aiutando le forze di luce a sconfiggere l'oscurità che controlla la vita sul pianeta da eoni? Non abbiamo mai sostenuto di concentrarci sull'oscurità. Questo le dà energia. Ma per liberare il mondo da essa occorre riconoscerne l'esistenza e portarla alla luce. Se i messaggeri della luce non parlassero di questo essenziale processo di pulizia e dell'ascensione planetaria e personale che stanno avvenendo di pari passo, da quale fonte verrebbe? I lettori critici sono tra i tanti che sono entusiasti di Jesara Nesara. Quindi parliamo di questo. Se non fossero stati messaggeri di luce, chi vi avrebbe parlato di questa legislazione negli Stati Uniti che è niente di meno che il progetto di trasformazione del mondo? National Economic Security and Reformation Act. La G è stata aggiunta perché l'impatto della legge sarà globale. Mamma, per favore, inserisci quello che mi ha detto Saint-Germain, il principale essere di luce coinvolto nella stesura di questa legge. Alcuni considerano Nesara di natura politica ed economica, mentre altri lo considerano spirituale a causa degli esseri di luce di alto livello adesso affiliati. Nesara è entrambe le cose. Quando le persone sono gravemente oppresse da condizioni politiche ed economiche che favoriscono l'impoverimento delle condizioni di vita, la mancanza di assistenza sanitaria e di istruzione, il monopolio delle risorse naturali, il lavoro schiavo, le leggi e i tribunali ingiusti, la fame e i regimi tirannici, offrire cibo dell'anima non è sufficiente. Quando le persone sono preoccupate da mere esigenze di sopravvivenza, dare loro solo messaggi spirituali non porterà alle riforme globali di cui hanno bisogno per uscire dalla loro miseria. Questo è il motivo per cui le disposizioni di Nesara sono di una portata monumentale e incorporano riforme radicali per la Terra, che inizieranno non appena la legislazione sarà annunciata ufficialmente. Quando le persone diventeranno consapevoli delle riforme, saranno motivate a partecipare secondo le loro capacità. Mamma, grazie. Più e più volte, durante gli oltre 20 anni trascorsi da quando Nesara è stata firmata dal presidente Bill Clinton, i burattini dell'oscurità ne hanno impedito l'annuncio. Prima con un obbligo di silenzio, poi con l'evento empio noto come 11 settembre, e da allora con una serie di azioni legali senza scrupoli, per cui alcuni anni fa le forze della luce iniziarono a portare avanti le disposizioni della legge, senza un riconoscimento ufficiale. Nei messaggi precedenti abbiamo accennato al nuovo sistema economico globale che sostituirà il sistema corrotto delle innumerevoli transazioni informatiche basate sul nulla che rendono i più ricchi ancora più ricchi. La legge metterà tutte le valute sul gold standard, eliminerà i debiti nazionali nei confronti del Fondo Monetario Internazionale, un'istituzione di riciclaggio e prestito di denaro degli Illuminati,
e porrà fine o ridurrà i debiti personali. Abbiamo anche parlato della corporazione degli Stati Uniti, che circa 250 anni fa i reali europei e altri illuminati formarono di nascosto per sostituire il governo repubblicano sovrano delle colonie appena unite. La legge rimuoverà i tentacoli corporativi illegali che si estendono in tutto il mondo e ristabilirà il governo costituzionale del paese. Amata famiglia, la battaglia tra le forze della luce e le forze oscure è addirittura d'arrivo, per così dire, e le menti aperte sono alla ricerca di informazioni di cui ci si possa fidare. Finché queste anime in via di risveglio non impareranno a dare ascolto alla loro intuizione, si rivolgeranno a fonti esterne. E la vostra luce è un faro di illuminazione e verità. Sebbene l'attività più dinamica si svolga dietro il sipario del palcoscenico mondiale, potete condividere con i cercatori di verità la vostra consapevolezza dei cambiamenti mondiali in corso. Tutti gli esseri di luce di questo universo vi sostengono con amore incondizionato a ogni passo del vostro viaggio sulla Terra. Amore e pace. Susan Ward. Traduzione e voce Marina.